Ringrazio sentitamente ognuno di voi che liberamente ha scelto di occupare e accogliere questi posti e accogliere il nostro invito a quella che io definisco una scommessa. Sì, la scommessa di una piccola realtà del Sud Italia, dove una parte di cittadini decide di sostenere uno slogan che racchiude il vero significato del voto prossimo il 4 marzo. Gli italiani prima di tutto. E se con questo slogan Matteo Salvini raccoglie consensi personali che lo vedono come il vero vincitore anche nel Sud Italia, un motivo ci sarà. Una flat tax al 15% per tutti, la sicurezza dei cittadini, la certezza della pena e tanto altro del suo programma elettorale. Evidentemente convincono anche i più reticenti a crociare il simbolo di un partito che rilancia una nuova prospettiva elettorale che lega il nord al sud. E se l'impressione positiva è che nelle urne qualcosa possa cambiare, la certezza invece è il sostegno al mio amico Roberto Marti, che è qui stasera con noi. Roberto è sempre stato e continua ad essere una persona molto vicina al territorio, un parlamentare sempre presente, propositivo, che ama stare tra la gente e mettersi al servizio della gente, che conferma in questa circostanza di parlare la lingua del buonsenso e di essere capace di intercettare e quindi aderire ad un progetto politico valido che intende declinare finalmente le parole chiave del sentimento profondo di tutti gli italiani: difesa dei principi tradizionali e delle identità territoriali, sicurezza, famiglia e libertà educativa, libertà di impresa, lotta all'oppressione fiscale, merito e sussidiarietà. Non ho purtroppo il piacere di conoscere personalmente Salvatore Di Martino, ma se accanto all'onorevole Roberto Marti in questa esperienza politica è per me anche lui garanzia di lealtà, correttezza e onestà intellettuale che evidentemente lo caratterizza. Possa essere questa un'occasione per l'uno e di conferma dell'altra vicinanza di tutti noi, per l'altro di una nuova opportunità di conoscenza in un piccolo, seppur considerevole, comitato elettorale. Do subito la parola ai nostri ospiti, ai nostri candidati, e do un in bocca al lupo e buon lavoro da parte di noi tutti. Buonasera a tutti, grazie Fabrizio, grazie a tutti voi per essere qui con noi questa sera. Hai detto bene Fabrizio, Roberto diciamo ha sposato questo progetto ed è riuscito a coinvolgere tantissime persone, tanti. Un progetto che inizialmente sembrava qualcosa di complicato, alla fine stiamo girando tanto, c'è un coinvolgimento importante dappertutto, in tutta la provincia. Io ho fatto il candidato sindaco a Gallipoli, il consigliere provinciale. Sì. E quando Roberto mi ha... avevo da un paio d'anni, stavo diciamo tranquillo a gestire le mie aziende. Quando Roberto mi ha parlato di questo progetto mi sono entusiasmato. In politica ci vuole l'entusiasmo, ci vuole la passione, ci vuole la dedizione, cioè la dedizione è la voglia di mettersi a disposizione della gente e soprattutto del territorio. Perché mi è piaciuto questo progetto della Lega? Perché la Lega è in ogni caso un partito del territorio, un partito che in qualche modo coniuga
quelle che sono le esigenze del territorio, traslandole poi nel Parlamento. Noi ci auguriamo di poter far questo, ma fondamentalmente tratta dei temi che sono vicini a noi e che sono vicini alla gente. La sicurezza, che oggi è diventata un elemento essenziale, io direi il principale rispetto a tutto il resto. Non è possibile pensare di vivere in un mondo dove, se qualche anno fa potevamo lasciare le chiavi vicino alla porta di casa, oggi dobbiamo dare non tre mandate, ma mettere anche diciamo, la porta blindata. Questo è un problema serio, ma è un problema per noi che riguarderà i nostri figli domani, ecco perché l'impegno nostro deve essere diciamo, forte, fortissimo. Insieme a questo, un elemento essenziale, ne parlava Fabrizio prima, la flat tax, la vicinanza al territorio, agli imprenditori, alle categorie, agli agricoltori, e alla revisione di quelli che sono i trattati e le direttive della Comunità Europea, che stanno svilendo quella che è l'economia nostra e di tante categorie, tutte. Non è ipotizzabile che i nostri prodotti agricoli siano in qualche... Io vengo dai paesi da Gallipoli e da Treviano, prima ricordo facevano le patate, tante... Non c'è più nessuno che fa le patate, cioè, adesso iniziano con i pomodori, con tutto il resto, l'agricoltura, il settore trainante per quello che è il nostro territorio. Insieme a questo ora iniziamo a parlare anche del turismo e di tutto quanto quello che rappresenta l'economia nostra del Salento. Noi dobbiamo difendere il nostro territorio e ci auguriamo che attraverso la Lega, attraverso la nostra rappresentanza, mi auguro il 5 di marzo in Parlamento, riusciamo a dare voce al Salento anche in Parlamento. Passo subito la parola a Roberto e vi ringrazio tutti quanti. Mi devono scusare gli amici che non ho rispettato il protocollo, purtroppo io sono fatto così, ho un rapporto sempre diretto con la gente e quando succedono queste cose qua faccio un casino da notosca. Devo ringraziare Massimo Como, consigliere provinciale, per la presenza, il sindaco di Salice, Tonino Rosato, che è con noi, e consiglieri tutti e alcuni consiglieri che ci sono del comune di Campi Salentina. E mi chiede la parola Tonino, che vuole fare un saluto. Grazie Fabrizio. Io giusto per un saluto doveroso e un ringraziamento a Fabrizio perché mi ha voluto invitare questa sera, saluto l'amico di tante battaglie Massimo Como. È una persona che stimo tantissimo e vederla qui in mezzo a noi questa sera fa tanto piacere. L'amico Valerio Armonico, l'onorevole Achille Villani soprattutto. E tutti voi, grazie. L'amica Serena Assenzio, l'avvocato Serena Assenzio. Niente, io voglio solo dire alcune parole. È il tempo di fare delle scelte forti. Chi come me ha vissuto delle stagioni in altre situazioni, in altre... No, non si tratta di emozionare, voglio dire, figurati. Voglio dire, abbiamo vissuto dei percorsi soprattutto politici. Ci siamo detti tra noi con convinzione che è il momento di fare delle scelte forti. E le scelte forti si fanno con le persone forti, con le persone capaci, con le persone che sono quelle persone che non cambiano, con le persone come l'amico onorevole Roberto Marti, come Toti Di Mattina, quelle persone che le trovi in ogni momento, quelle persone che non si dimenticano, quelle persone che stanno sul territorio, quelle persone che hanno rapporti sistematici con i loro elettori.
Allora io ho deciso di condividere soprattutto questa scelta, cioè la scelta di appoggiare soprattutto Roberto Marti e Toti Di Mattina. È una scelta forte che per me, per quanto mi riguarda, e con Roberto spesso ne abbiamo parlato, forse sono, io sono stato uno di quelli che ha spinto più di altri o insieme ad altri Roberto a fare questa scelta. Perché il territorio adesso, come oggi, va rappresentato, il territorio va tutelato, gli elettori sono stanchi di una certa politica, di quella politica che non vede e non dà risposte, di quella politica che purtroppo noi rappresentiamo, e io come sindaco del mio comune spesso mi cimento in situazioni che mi rendono così disarmante nel dare delle risposte. Allora io intravedo nella figura di Roberto Marti, nella figura di Toti Di Mattina, quelle persone che da sempre sono state insieme a noi, che da sempre sono con noi e che da sempre possono dare anche le risposte di un no rispetto alle problematiche che poniamo, ma sono le persone che trovi sempre, in ogni momento. Ecco, noi credo che abbiamo bisogno di quelle persone, abbiamo bisogno di quelle persone che al di là, voglio dire, del partito in cui militano, in questo caso la Lega, e credo che anche su questo poi dirò qualcosa, sono le persone che ci rappresentano e le persone che fanno i partiti. In ogni partito ci sono le persone, voglio dire, che sono degne, e in ogni partito ci sono le persone che sono indegne. Ecco, i partiti rimangono una cosa a volte anche fino a se stesso, ma sono le persone che rappresentano i partiti che determinano poi la vittoria, il gradimento di un partito rispetto ad altri. E io penso e ritengo di poter sostenere ed appoggiare, come ho detto prima, gli amici qui presenti. E lo faccio con convinzione, lo faccio con appunto la convinzione di aver fatto la scelta più giusta e la scelta più opportuna soprattutto per il mio comune, chi come me, sindaco di un comune, possa rappresentare un futuro e un punto di riferimento costante e forte. Io, Roberto e Toti, vi faccio un grosso in bocca al lupo, ve lo faccio con il cuore, e sono certo che il 4 di marzo a notte, il 4 e il 5, festeggeremo insieme a noi, festeggeremo la vittoria di un centrodestra, festeggeremo soprattutto l'elezione di Roberto Marti e Toti Di Mattina. Grazie. Grazie, grazie Fabrizio. Grazie a tutti gli amici presenti. Grazie ad Antonio Vincenti e a suo padre e alla sua famiglia. Grazie all'amico Massimo Como, a Serena, ad Achille, a Valerio Armonico, e grazie chiaramente a Tonino Rosato che mi ha preceduto adesso nell'intervento non organizzato, casuale anche l'intervento che mi fa piacere. Perché mi fa piacere? Da un lato mi fa piacere, dall'altro mi crea disagio, perché, come ha detto Tonino, quando si fanno delle scelte si fanno delle scelte personali, e quando si fanno delle scelte personali l'unica cosa che bisogna evitare di fare e creare disagio agli altre persone. Io ritengo che di disagio ne ho creato molto in questa ultima fase della mia storia politica, un disagio nel rompere rapporti storici, perché noi siamo abituati a procedere anche quando le cose non vanno, giusto per affetto, per militanza, per sentimento, anche quando le cose non funzionano più, e quando sappiamo che quella batteria, quella energia non c'è più per continuare a fare una cosa. E per questo devo aprire una parentesi di ringraziamento invece di una persona più presente, che con grande umiltà sta seguendo la mia campagna elettorale, sta seguendo la nostra campagna elettorale, che è Leonardo Calò, che è il segretario provinciale di noi con Salvini, quando noi con Salvini era buttare le pietre 3 anni fa, quando noi con Salvini era una cosa veramente lontana. Adesso la Lega, perché non è più Lega Nord, la Lega di Matteo Salvini è una Lega nazionale,
è una Lega più morbida, è un partito che vuole rivolgere una riflessione, una su tutte, che è quella dei prima gli italiani, che è quello slogan che ormai è entrato dentro ciascuno di noi e ciascuno di voi. Questa scelta, come dicevo, ha portato sicuramente, per quanto mi riguarda, ad iniziare una fase dolorosa, critica, ma ritengo dal 5 gennaio, dal 5 di marzo in poi, generosa per tutti quanti voi, perché è una fase nuova della politica, non solo salentina, ma anche della politica pugliese, che darà soddisfazioni a tutti quanti noi, perché ne sono convinto di questo. Arriva a un certo punto della vita che uno può fermarsi o può mischiare le carte. Io ho deciso di mischiare le carte. Io ho deciso di mischiare le carte con l'unico contenitore politico che riporta i partiti come erano prima, nella decisione, nell'organizzazione, nei quadri dirigenti e nei modelli di un partito come la Lega, che per 20 anni ha governato e governa 3 regioni del nord, 108 comuni capoluogo di tutta l'Italia, o superiori quantomeno ai 15.000 abitanti, ai 50.000, quindi parliamo di comuni generosi, che ci ha dato un segnale di modello nei campi della sanità, dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, che sono sicuramente da stimolo, che sono sicuramente da osservare, che sono sicuramente, Achille, lontani da quella Lega che hai vissuto tu all'inizio del 94, che doveva nascere come una Lega storicamente del nord, del centro e del sud, che poi errori del passato hanno impedito, e che ha spostato di 20 anni, di 22 anni, una trasformazione di un partito che non è più un partito regionalistico, un partito che guarda il nord col sud, al sud con disprezzo, ma che guarda all'Italia come un'Italia unita, fatta di persone come me, che sono nate a Lecce, che hanno avuto il padre che è nato a Lecce e che hanno avuto il nonno che è nato a Lecce, che difendono questa terra, che la vogliono difendere e vogliono fare politica, però con un modello di confronto, con un'organizzazione vera e propria, con degli uffici legislativi alla Camera e al Senato e al Parlamento Europeo che funzionino, che vogliono sedere su tutti i tavoli delle trattative delle amministrazioni comunali nel centrodestra, ringraziando una persona che in Italia, dopo che uno si identifica come mi sono identificato io, iniziano le persone a trovare il coraggio di dirti che stanno votando Matteo Salvini, e ringraziando una persona che non ha fatto già vincere il Movimento 5 Stelle nel centro-nord, perché l'impedimento lo ha dato Matteo Salvini a 5 Stelle di entrare al centro-nord, e che ha impedito già di vincere nel centro-sud il Movimento 5 Stelle, se riusciremo noi ad arginarlo, perché l'1%, il 2%, il 3%, il 10% ci auguriamo in Puglia, in Basilicata, in Campania, in Calabria, in Sicilia, hanno impedito il Movimento 5 Stelle di arrivare già a quella famosa soglia del 40%. Ed è a lui che probabilmente, in maniera generosa, molti dovranno dire grazie nelle sedi istituzionali preposte. Ho scelto questo percorso difficile perché i problemi e i temi che affronta Matteo Salvini sono problemi e temi che si affrontano a Santa Maria di Leuca quando a Milano, nella stessa medesima condizione, si affrontano problemi duri, forti, certe volte comprensibili, certe volte meno comprensibili, ma ci sono dei temi, non sono solo degli slogan. Sono dei temi affrontati. Io ho conosciuto quei ragazzi che nel 2013 entrarono nel Parlamento della Lega come peggiori o migliori perdenti, col 4%, erano in 18. E quei temi l'hanno affrontati per 5 anni, io li ho seguiti. Li ho seguiti da altri banchi, dall'altro percorso politico, il percorso politico che abbiamo seguito per anni, molti di noi hanno seguito per anni, per 23 anni io, in tutte le istituzioni preposte, e a cui non rinnego quel passato. Non lo rinnego. Non sono una persona che butta terra in faccia da chi ha avuto bene, da chi ha avuto possibilità, però si arriva a un certo punto in cui bisogna voltare pagina. E il ringraziamento va a voi perché avete avuto il coraggio. Avete avuto il coraggio di farmi entrare, ma non di farmi entrare con un mio pensiero, ma con un pensiero di Matteo Salvini. Avete avuto il coraggio di prendere uno spazio politico che probabilmente oggi non vi sarà riconosciuto per i primi 15 giorni, ma dal 16° giorno sono convinto che Matteo Salvini e la Lega avrà un risultato fuori da ogni immaginazione, e questo risultato sarà il vostro risultato. Io lo so che molti di voi, soprattutto quelli impegnati istituzionalmente, stanno male, i trapassi fanno male, ma vi assicuro che a volte sono necessari.
detto una cosa giusta, indipendentemente dalle sigle, indipendentemente dai contenitori. Noi dobbiamo sposare qualcosa che funzioni, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di interpretare dei valori umani. Io ritengo che in questi anni, nei miei mille difetti, una cosa è certa: i valori umani per me sono alla base del vivere giornaliero. E quindi su questo punto, io, come credo Toti Di Mattina, che molti di voi conoscono bene da tanti anni, dei valori umani ti facciamo una questione di principio di vita, come per molti di voi e per le vostre famiglie. Quindi questo contenitore politico è a vostro servizio, sarà un'opportunità, come è stata data a me, un'opportunità nazionale di rappresentare il Senato della Repubblica in tutte e due le circoscrizioni della Puglia come capolista, come è stata data l'opportunità alla Camera dei Deputati di essere nel listino proporzionale a Salvatore Di Mattina, che è un nostro amico imprenditore del settore turistico. Quindi abbiamo cercato anche di dare spazio a persone che hanno fatto politica, che piace fare politica, ma che difendono anche dei principi che sono fondamentali, quelli del turismo, dell'economia, dell'attrazione che questa terra può dare, e attraverso quel modello, il loro modello, probabilmente importarlo e riuscire a fare qualcosa di migliore, e con il loro aiuto. Io vi chiedo quindi questo sforzo in questi 15 giorni, penetrare nelle case, convincere qualche amico, trasferire questo verbo di un partito nuovo, di un partito che può rappresentare la vera novità dal 5 di marzo in poi, ritenermi a disposizione. Sapete che comunque vada, sarà un successo, perché sarà un successo. Grazie e veramente un abbraccio a tutti. Se ci sono degli interventi da parte di qualcuno, se vuole dire qualcosa. Io vi chiedo scusa se scappo via, e c'è un amico che mi ha preparato una piccola riunione a Lecce, non vorrei nel tragitto fare ancora più tardi con il traffico che c'è a Lecce. Chiaramente qui ci sono i facsimili, votare è semplicissimo, più semplice di quanto pensiamo, anche se la legge è contorta ed è veramente ingenerosa, ma la voluta Renzi li tornerà contro. Si crocia il simbolo della Lega, e crociando il simbolo della Lega alla Camera con la scheda rosa e al Senato con la scheda arancione e gialla, si voterà direttamente anche il candidato connesso e collegato all'uninominale di questo collegio o dei collegi che voi, ovviamente, dove voi vi siedete. Quindi il voto è automatico, una sola croce, si vota anche il collegio dell'uninominale, il voto va al proporzionale al sottoscritto, va a Salvatore Di Mattina per la Camera, a me al Senato, e non c'è il voto disgiunto come succede nelle amministrative, non c'è possibilità di votare un candidato di una lista e il candidato dell'uninominale di un'altra circoscrizione. È molto più facile di quello che può sembrare, però è importante votare, aprendo la scheda, votare Lega Matteo Salvini. Grazie, buona serata a tutti e scusate per i disturbi. By a beating heart, I can tell when.